16 dicembre 2014 la notizia riempie di gioia gli augustani, oltre che naturalmente il diretto interessato, cioè Saro Fiorello, in arte Fiorello, il popolare showman in tutta Italia, ma anche ormai stiamo stando a questa notizia ormai anche in Europa. Infatti a Londra una giuria ha studiato i programmi anche italiani, oltre a quelli europei, i programmi radiofonici, e ha ritenuto che il programma di Saro Fiorello, che li conduce ogni mattina con uno semplice smartphone e ripreso da una telecamera, e cioè il fuori programma, è il miglior programma radiofonico in Italia. Radiofonico perché lo trasmette attraverso Radio Rai, ma nello stesso tempo è anche ripreso dalle telecamere che poi registrano il programma in diretta, in differita lo mandano in YouTube, come noi stiamo facendo adesso, e dobbiamo dire che naturalmente gioiamo personalmente per questa notizia, perché abbiamo in YouTube, in Facebook, abbiamo realizzato un gruppo che si chiama Viva Fiorello, e lo ricordiamo con tanta partecipazione perché chi vi parla è di Augusta. Fiorello ha mosso i primi passi proprio con chi vi sta parlando nel 1977 al Teatro della Marina Militare, quando la Marina Militare di Augusta non era stata ancora toccata da alcuni scandali che sono succeduti sia negli anni scorsi, l'ultimo quello che vede coinvolti alcuni ufficiali e sottufficiali della Marina Militare di stanza proprio dalla base di Augusta, che è la sede di Mare Sicilia, una base strategica nel Mediterraneo. Naturalmente Mare Sicilia e anche l'ufficio stampa della Marina Militare a livello nazionale hanno subito diffuso un comunicato in cui condannano aspramente questi ufficiali o sottufficiali che saranno toccati dalla magistratura ordinaria e da quella militare, cioè quella civile naturalmente e quella militare, per una supposta truffa di 7 milioni di euro per petrolio, carburante, cioè che doveva andare in una nave che poi è stata scoperta e invece era naufragata. Infatti la Guardia di Finanza ha intitolato Ghost Ship, cioè nave fantasma, questa indagine che ha portato alla luce questo fatto, ma soprattutto la corruzione diffusa a Roma Capitale. Nell'ambito di questa inchiesta sono stati toccati questi ufficiali, sottufficiali di stanza d'Augusta, e anche coinvolto un chimico, sarebbe coinvolto un chimico di Augusta che avrebbe certificato tutta questa operazione. Naturalmente questi scandali toccano da vicino gli augustani, perché Augusta ha uno stretto rapporto con la base militare, appunto con Mare Sicilia, e quindi nella speranza di vedere almeno un po' di luce riguardo a questi fatti, e soprattutto grazie al fatto che almeno di riverbero Augusta trova una qualche soddisfazione, grazie a Saro Fiorello, a Giorgio Casole, vi ringrazio per l'attenzione.